Ciao ragazzi, oggi volevo parlare di una cosa molto importante. Notare comunque la mia treccia, che oramai è andata a puttane perché tra ventilatore che sono uscita e sono molto a caldo è stata proprio una tragedia. Quindi anche se si muove il ventilatore comunque. Però l'ho fatta con la schiuma, quindi. Comunque, volevo parlare di una domanda, di un'affermazione, scusate, che molti user YouTube, che non fanno video, dicono a vari user che fanno video, anche oltre a questo, anche su Facebook capita e su altri social network, ovvero ma trovati un lavoro. Allora, non potete capire quanto mi sta sul culo questa domanda. Per fortuna una volta non me l'ha mai detto nessuno su YouTube, non me l'ha anche detto nessuno su vari social network, solo una volta su Facebook. Allora, da puntualizzare, ci sono tanti punti da puntualizzare, perché se voi parlate senza conoscere una persona, è inutile che va a scrivere ma trovate un lavoro. Quella persona poi è normale che vi risponderà male. Allora, prima di tutto di dire questa scemenza, dovete vedere se la persona lavora, se la persona comunque fa un qualcosa e comunque aggiornatevi su quella persona. Penso che quella persona abbia tutti i diritti di farsi i cazzi tuoi, non per forza debba andare a lavorare, vi spiego meglio. Per esempio io lavoro, tranne in estate, ho un lavoro che mi permette di non lavorare l'estate purtroppo, e quello che guadagno ci riesco a vivere benissimamente tutta la settimana. Poi io comunque non sono una persona che ha molte esigenze. Adoro le magliette, quello sì, infatti ho più di 60 magliette, ma alla fine mi trovate sempre le stesse. Però alla fine poi non ho tante, non sono una persona molto viziata. Allora, io lavoro, comunque vi dico questo così evitate di dirmelo, ok? Perché sarebbe un'affermazione stupida da parte vostra. Lavoro, ho un lavoro che dura 2 ore all'anno, quindi mi posso permettere di fare video, mi posso permettere di uscire, posso permettermi di dormire e di stare nei social network. Poi ho internet anche col cellulare, quindi col wifi di casa mia mi posso anche collegare. Anche se al lavoro faccio di tutto per fare il mio lavoro al meglio. Comunque, non vi dico che lavoro faccio, soltanto i miei conoscenti sanno che lavoro faccio. Io lavoro, molte persone pensano che io non lavoro, perché una volta che lavori 2 ore, cioè, dicono, ma che cazzo, sta sempre su Facebook? Sta sempre nei vari social network, fa sempre video. Non so, una volta il lavoratore, minchia, ha un tempo assurdo di uscire. E poi tanto dovete mettervi in testa che costruire un video, a parte come li faccio io, che comunque io sono portato di più per parlare di quello che penso e dirlo a bassa voce. Non ho problemi nel tagliare video, di costruire video, quindi il mio video dura quanto la vera durata del video, ovvero se un video mi dura 20 minuti, ok, dura 20 minuti, se mi dura 5 minuti, ok, mi dura 5 minuti, quindi non occupo io tanto spazio. Però è vero che ci sono molti user che, ok, devono montare il video, ovvero che prima mettono una presentazione magari di loro che andrà in ogni video, poi cioè, inizia il video, poi ci sono i vari tagli, c'è chi taglia il video, c'è chi può comunque sbagliare, si può impappinare, è normale.
Lo tagliano, quindi perdono molto più tempo perché devono ricostruire, tagliare, comunque questa cosa, a pubblicare. Però la pubblicazione poi, se un video, mettiamo caso, mi hai visto che sono col cellulare, il massimo può essere che ho fatto è un 10 megabyte. Se un mio video è 10 megabyte, il loro può essere già sull'80 megabyte passato. Dipende la durata, quindi, perché specialmente se lo fai con una fotocamera, più aggiungi effetti di video, è normale, devi stare 3 ore pure a convertire il video per pubblicarlo. Quindi loro sì, magari possono impiegare più tempo, però non per questo significa che cazzo non lavorano. Cioè, pubblicare un video ogni giorno non significa che una persona non potrebbe lavorare. Ecco, questo volevo farvi capire. Perché molte persone non lo capiscono, visto che lo dicono molto spesso. E niente. Ah, poi volevo dirvi pure un'altra cosa. Ok, adesso giriamo tutte le carte. Che mi sono comunque stufato di stare così, non lo so. Intanto volevo ringraziare quelle persone che vedono i miei video, che li commentano e che mettono mi piace, e comunque alcuni che li condividono, perché sono arrivato a 17.000 passate visualizzazioni in tutti i video che ho. So che sono molti pochi visto che ho 70 video a salire, però io ragazzi faccio una cosa. Ecco, questo volevo puntualizzarlo un po' per tutti, per chi mi segue, per chi non mi segue. A parte che io mi iscrivo ai canali in cui mi ci trovo bene, in cui trovo un qualcosa che mi possa realmente interessare. Come anche una dialettistica perfetta mi possa interessare, se mi piace un suono della voce, ok, mi può interessare. Quindi volevo dirvi che se voi mi chiedete, anche se non me lo chiedete, perché comunque non sono molto popolare su YouTube, se mi chiedete voi a me, per favore iscriviti alla mia pagina, no, non lo faccio. Perché io voglio vedere i tuoi video, se in quel momento i video mi possono interessare, ok, mi iscrivo. Non mi iscrivo alla cieca per darti delle visualizzazioni e darti delle iscrizioni per mettere non mi piace i tuoi video, cioè, questa cosa non mi piace, quindi non la faccio. Quindi tutti i canali in cui io sono iscritto, che sono super giù 40-50, la media, quelli sono quelli che realmente seguo. Quindi è un po' difficile che trovate la mia iscrizione nel vostro profilo. Poi io ho pochissimi iscritti, a parte perché è normale, faccio dei video che per molte persone possono sembrare noiose, ma io do soltanto i miei pareri ed è questo. Non faccio tutorials su make up o su capelli, anche se volevo iniziare con i capelli a dirvi la verità, perché ho degli oggetti buoni da cui farvi mostrare, e sono molto esperto sui capelli, quindi volevo farvi un qualcosa per voi, più in là, magari quando ricresceranno un altro pochettino. Poi volevo dire che io non vado sui vari social network come ho visto fare una persona, un user di YouTube, poi non so se ne fanno altri user, non so, che fanno, che si creano le pagine su Facebook, tipo, mettiamo caso, Marcella Bella, minchia dove cazzo è uscita la prima fanpage, e là poi mettono anche nei loro profili stessi, dicono tipo, ecco, questo è il mio profilo, gentilmente iscrivetelo, mandano a tutti in chat, assolutamente no. A parte che non ho tanti amici su Facebook, perché anche così se le persone mi interessano, se non, ho 1.086 amici, non sono manco assai.
c'è chi ne ha tipo da scoppiare 5.000. No, no, io no. Appunto per questo, perché non mi è mai piaciuto fare un qualcosa di scandaloso, tipo Gemme del Sud, Martino Pozzolano, diciamo i più gettonati. E poi non mi piace comunque avere tutto questo esibizionismo del cazzo a fare video cretini. Cioè, ne ho alcuni solo perché vi spiego perché li ho pubblicati. Perché per me YouTube è come un diario. Perché, vi spiego perché. A parte che io tengo tutti i ricordi, tutti, praticamente succede che mi sono scaricato la serie intera di fisico-chimica nel computer, quindi dalla prima alla quinta, la sesta e la settima sì, c'erano, si erano perfetti, ma li ho cancellati perché si vedevano in spagnolo, quindi io so che nel 2013 fisico-chimica dovrà ripartire a fare le puntate, speriamo. Siccome erano arrivati fino alla seconda in TV, speriamo che facciano la sesta e la settima e poi ok, me li posso scaricare. E ho la memoria piena del computer, ho pochi gigabyte, quindi ne ho tipo 6 gigabyte, pochissimi, perché ho tutta musica, video e immagini, io sono patito tutto per queste cose. Cioè, non ti puoi annoiare con il mio computer anche senza internet. E quindi ho bisogno di cancellare i video una volta che li faccio. Una volta che li pubblico, ok, poi mi sento bene perché dico, ah, almeno qualcosa che me li fa lassare. E niente, io adesso chiudo e spero che abbiate capito che comunque sono delle mie opinioni sempre e che non dovete fare questa domanda inutile se non conoscete una persona, ovvero questa affermazione, scusate, state facendo impattinare. Ma trovati un lavoro. Che è davvero una cosa cretina. E niente, io adesso chiudo. Sono andata a letto alle 7.20 praticamente. E mi sono alzata alle 12.30. Perché sono andata alla serata al Pareo Party, stupendo, al mare. E ho pure le gambe che mi stanno abbandonando. E niente ragazzi, adesso chiudo, ve lo dico un'altra volta, e niente, un bacione a tutti, e ho sempre voglia di parlare, infatti secondo me durerà assai questo video, e niente. Un bacione a tutti, ciao! E grazie ancora alle persone pochissime che mi seguono, ciao!